Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndroNick91 in questo nuovo episodio di Nightmare Eleven Ghost Strikers 2013. Nello scorso episodio ho reclutato due nuovi giocatori, un portiere, il primo portiere che abbiamo trovato che ha lo spirito guerriero, dato che ora anche gli avversari iniziano ad usarli, e anche Njord, perché anche lui è un buon giocatore, è un'ottima alternativa a Sol Daystar che... L'ho praticamente, personalmente l'ho sfruttato tantissimo su Inazuma Eleven Go Ombra. Ad ogni modo, ho già portato il loro risveglio al livello 3 perché i signorini al livello 3 sbloccano lo spirito guerriero. E certo, li ho già messi in campo, sono pronti ad affrontare il quinto settore, la squadra del quinto settore, Fifth Sector. Fifth Sectors, praticamente i quinti settorati. Neanche il quinto settore, i quinti settorati. Ovviamente Njord in attacco al posto di Riccardo, perché Riccardo oramai facevo solo con lui lo spirito guerriero e il tiro speciale, quindi non ce n'era neanche più bisogno. In porto ho messo lui che, per carità, Peabody mi ha parato un tiro dello spirito guerriero con la mano Supreme, però era in fase di furore. Quindi forse se non era senza furore, se era senza furore forse non lo parava. Lui comunque sia lo spirito. Ci hai caista. Sì, sempre Chester Horse Junior. Ok, io scappo indietro, scappo. Quindi il giocatore più forte del quinto settore mi stai dicendo? Lo vediamo subito, vediamo, va. Guarda, li spallate, tutti i trabocchetti peggiori fanno. Ok, ci siamo, perfetto. Prima che lui attivasse la tecnica, ero molto preoccupato dal fatto che lui potesse attivare la tecnica e quindi evitarmi di tirare con lo spirito guerriero, con l'armatura, che è potentissima qui l'armatura. Cos'è successo ai capelli? Ecco. King Fire è stato abbattuto. Proviamo anche con Njord, proviamo. Njord, ho detto. Eccolo da qui. Perfetto, perfetto. È ottimale la posizione. Mamma mia, ragazzi. Icicle Road. Praticamente asta ghiacciata. Ghiacciolo. Vabbè, contro una tecnica normale sì. Però prima lo spirito King Fire. E non me l'aspettavo. Cioè King Fire sarebbe l'attacco che ha fatto per bloccarla. Corona di fuoco sarebbe. Che, beh, King Fire ci può stare. Corona di fuoco, re King Fire, insomma. E vai, ho vinto. Però ho dovuto consumare un po' di barre in Azuma. Oh, quanta. Oh, ragazzi. Ci siete, ragazzi? No, vento! Ci picchia. Oddio, pinguino numero 7. Con barre forza... No, come si chiama? Andiamo con lo spirito. Non importa. Ma che è successo? Gigantic Bomb. Sì, dai. Go to hell. Ehi. Devil Basto! Dai! Oh yeah! Come urla bene! Come urla bene! Ecco la corona di fuoco! Beh, grazie, se non parava con...
con Corona di Fuoco era da ridere. La cosa era alquanto imbarazzante. Era ridicola. Ok, la maschera di Maggiora. No, no, no. No. Con la presenza la faccio. Faccio indietreggiare. Quinto settorato. Vai. Ah, Afrodio ancora non è carico? Perché? Calmo. Guarda, la stavo per passare. Mezzo secondo e l'avrei passata. Paolo è carico però. Aia, pure quello è carico. Oppala, bene. Ah, però c'è lo spirito lui. Eh beh, vince lui, no? Beh, bello. Tempesta del drago. Dragon Storm. Oh, Gazelle. No, Gazelle. Ma non è vero. Ma dai. Pesci volanti. Ma dai, ma non può essere. Ma ti pare? Nice e Buddha, ma il cavolo. Porca miseria. È ovvio che non potevo tirare da lì. Sì, vabbè. Però se perde il momentum in cui è... in cui si connette con l'altro giocatore... Perfetto, da qui va benissimo. Dico, se perde il momentum in cui è connesso con Gazelle e connesso con Burn per fare... o Torch, per fare il fuoco di ghiaccio, è un po' una seccatura. Va bene, va bene. Yarodomo, shikuga. Attenzione. Ci mancava un carattere, però vabbè, dai. Se l'è perso per strada uno. Eccolo, eccolo. Da qui tiro, per forza. Stavo ancora bloccato dal fatto che avevo dribblato, quindi non potevo assolutamente tirare e, o meglio, avanzare per fare gol. E poi avrebbe perso sempre il momentum della, delle gambe. Non capisco perché, però vabbè. Intanto l'ho voluto fare. No, vabbè, era carico però, ragazzi, dai. Mo fa un cavolà però. Volevo caricarlo almeno a rovesciata micidiale, però niente. Intanto, due gol, anche più di due potrei sempre assicurarmeli con lo spirito, o quasi sempre. Ecco, vedi? Sì, vabbè, buonanotte. Poi non tirano, non ci posso fare niente. Vediamo un po' se Paolo ce la fa. Il difensore lì non me la racconta giusta. E invece sì.
Purtroppo se si carica veloce è ovvio che riesce sempre a farlo. Quindi devo segnare solo con giocatori che hanno lo spirito. Cioè devo, posso segnare. Purtroppo. Aia. Tutti sto air bullet c'hanno? Vabbè però, ho fatti di carta? No. Non posso segnare così se non ho un giocatore. Se non ho nessun giocatore. Vabbè, che cavolo. Cavolo però ragazzi, quanto ti rottura di palla quel deck, sì. Lo attivi, non li blocchi e te lo sprechi tutto quanto. Vai, proviamoci col... almeno sto col Burning. Gazelle stava in fondo proprio, lasciamo perdere, non è proprio il caso. Ma questo quanti punti c'ha? Che non se li consuma mai. Dai, però più veloci, ragazzi. Un po' lenti nel passaggio, un po' lenti. Qualcuno? C'è qualcuno? Oh, ce ne fosse uno, Ma era carico lui. E dai, però. Sono lenti proprio, Porca miseria. Ma è impossibile. Non si riescono a bloccare. Proviamoci da qui. Ma tanto se la corona di fuoco è inutile. Infatti. Si può segnare solo con lo... Qualcuno con lo spirito è attivo, è carico. No, Paolo, passala. Ma dai, ma era carico. Ma perché dovete fare ste cazzate? Ma dai. Ma io non capisco. Era carico, perché l'avete fatto scaricare? Ma dai. Ma se era. Ma. Dopo dice uno. Vabbè, questo da qua tira. Bastava un secondo in più, bastava. E la prende. Era gol con lo spirito guerriero. Ok, è carico. Ma è possibile? Ma non volevo vincere solo 2-0, volevo fargli 5 di gol, come sempre. Ma
quanto Zero non mi soddisfa. Certo, però, ragazzi, nei passaggi quanto sono lenti. Quanto sono lenti nei passaggi. Ho appena fatto fare. Appena, insomma. Ci ho messo 10 minuti, per fare il risveglio con il portiere e con Njord. Però, insomma. Oh, attenzione. Ah, il Team Zero. Ottimo. Eccolo qua. Abbiamo sbloccato un altro punto. Oh, Fei. Ah, contro i Tenmas. Ah, ok. Quindi la prossima la facciamo contro i Tenmas e poi dopo contro il Team Zero? O prima contro il Team Zero, che è più importante, che ha giocatori più interessanti, che è meglio, no? Quindi ora vado un attimo a reclutare Gian 5 Dea. No, Quentin. O Gian. Quentin. Vado un attimo a reclutare Quentin. Ok, portiere reclutato, andiamolo subito ad allenare e così facciamo subito il risveglio e poi facciamo un'altra bellissima partita. Che naturalmente dovrò registrare fra poco perché non ho altri video pronti di Nazma. Che bello! Bene Cuggio, comunque sia per questo video è tutto e come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Nazma Eleven Go Strikers 2013. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre comunque i link per Twitter e Instagram. E se ancora ovviamente non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!